La Nintendo è sempre stata molto attenta a trasmettere una determinata immagine di sé al grande pubblico. Uno dei punti di forza della casa di Kyoto, quando debuttò sul mercato videoludico, era proprio quel seal of quality che garantiva un controllo di qualità certosino ed era sinonimo di affidabilità. Non solo per l'ottima fattura dei software presenti sulle loro console, ma anche per l'impostazione family friendly dei loro stessi hardware, che puntavano ad essere adatti a tutti i tipi di giocatori. Insomma, quando si parla di titoli controversi e rappresentazioni della violenza, Nintendo c'è sempre andata con i piedi di piombo, spesso venendo ingiustamente associata a un'idea di gaming infantile e pensata solo ed esclusivamente per i bambini. Nel corso degli anni le cose sono radicalmente cambiate e anche se a piccoli passi, Nintendo si è gradualmente allineata a quelli che sono i trend di mercato, proponendo anche in esclusiva titoli che fino a qualche anno prima era difficile pensare sarebbero stati approvati dalla grande N. Il tono delle sue produzioni principali però rimane sempre quello, e non fraintendetemi, è giusto che sia così. Semplicemente il focus non sarà mai su narrative complesse o adulte, ma sul gameplay studiato ad hoc per essere universalmente godibile. Difficilmente vedremo mai il sangue uscire dai Goomba o Link mutilare i suoi avversari trucidando un Bokoblin senza pietà, o magari beccarsi un bel insulto mentre si è nel regno dei funghi in compagnia degli amici. Ma se vi dicessi che invece una volta accadde l'impensabile, per una svista clamorosa infatti Nintendo fu costretta a ritirare dai negozi inglesi tutte le copie di Mario Party 8 messe in commercio. Il motivo? Beh, al suo interno era presente un vero e proprio insulto. Ma cerchiamo di capire bene cosa accadde. È il 2007 e Nintendo si sta godendo l'incredibile successo della Wii, dopo anni di difficoltà nel settore delle home console. Tutte le grandi IP della casa di Kyoto iniziano a proporre la loro versione pensata per il motion control, ed ovviamente è anche il turno di Mario Party, storica serie arrivata all'ottavo capitolo. L'approdo su Wii in realtà lascia freddino sia il pubblico che la critica, complice un gameplay ormai sorpassato, un'offerta contenutistica assai ridotta e una veste grafica tutt'altro che soddisfacente. Anche per una console modesta come la Wii. Insomma, Mario Party 8 riprendeva la classica formula del board game, ovvero del gioco da tavola, senza correre alcun rischio. I giocatori si sfidavano su dei tabelloni, dove ogni casella corrispondeva a un evento diverso, molto spesso un minigioco. Come da tradizione, ogni livello presentava il suo tema e una quantità di imprevisti che modificavano la conformazione del percorso, scombinando così anche la classifica della partita. In uno dei sei stage, il treno senza freno di tipo timido, alcune caselle attivavano l'intervento di Kamek, il Koopa stregone, che per creare un po' di scompiglio cambiava l'ordine dei vagoni. Che c'è di strano, direte voi? Beh, ecco, qualcosa di non proprio normale accadeva, perché Kamek, preso dalla foga del momento, recitava una formula magica a mo' di filastrocca, utilizzando un termine un po' controverso, spastic. Ora, in italiano non è un insulto di per sé, è un vocabolo che indica una condizione specifica di disabilità fisica, ma molto spesso è utilizzato impropriamente con fare dispregiativo. In inglese, invece, la situazione si fa molto più complicata. Se in America il termine non ha alcuna valenza negativa o denigratoria, in British English spastic è un insulto a tutto tondo, forse uno dei più forti. Capite bene che una linea di testo del genere non sarebbe potuta mai passare inosservata dal pubblico europeo. Ma fortunatamente Nintendo aveva tempo per prepararsi. Mario Party 8 uscì infatti con qualche settimana di anticipo in America e gli sviluppatori ebbero tutto il tempo del mondo per correggere la frase incriminata. Purtroppo però, non si sa come, ci fu un problema durante la linea produttiva dedicata al mercato europeo e Nintendo si accorse clamorosamente in ritardo che un piccolo numero non meglio specificato di copie, identico alla versione americana, era stato distribuito ai rivenditori europei e non avendo modo di rintracciare il lotto incriminato, Nintendo fu costretta a prendere una decisione drastica. Ritirò dal suolo inglese tutte le copie invendute, fermando a conti fatti la distribuzione del gioco. Da qui, non potendo determinare quali fossero le copie fallate, si ritrovò obbligata a ristampare nuovamente tutte le copie pensate per il lancio inglese, questa volta assicurandosi di non commettere errori. Un portavoce di Nintendo commentò così l'accaduto. La parola offensiva è stata rimpiazzata nel codice di gioco e il software ristampato. Siamo sicuri di aver preso le giuste e necessarie misure di contenimento e in tutte le nuove versioni del gioco non ci sono problemi. Tuttavia, non possiamo garantire al 100% che ogni copia del lotto iniziale sia tornata indietro e quindi potrebbe esserci ancora un piccolo numero di copie originali in circolazione.
Insomma, è facile immaginare che qualche copia incriminata sia finita tra le mani dei giocatori, e probabilmente si tratta di un pezzo ricercatissimo tra i collezionisti più attenti. Quel che conta è che comunque Spastic lasciò il posto ad Erratic, un termine certamente più sicuro per descrivere il movimento casuale del treno, e in qualche modo Nintendo riuscì a salvare la faccia. Nelle versioni successive, la formula fu completamente cambiata anche in Nord America e si persero definitivamente le tracce di questo incredibile scivolone da parte di Nintendo. Incredibile, no? A quanto pare anche i migliori alle volte sbagliano. Poracci, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like e ditemi nei commenti se vorreste altre storie di questo tipo. Rimarreste molto sorpresi nello scoprire che sono più comuni di quanto crediate. Io vi saluto e vi ringrazio. Sono il Poro Michele, senza parolacce, ciao!